Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Credo che sia stato, insomma, accolto anche questo segnale da parte di tutti gli interlocutori, a partire dalla von der Leyen, insomma, dal Metsola e dal Presidente del Consiglio, anche con commenti, devo dire, molto interessanti rispetto ai colloqui avuti con Giorgia Meloni. Sì. È chiaro, è un primo incontro, un incontro dove si sono messi sul campo quelli che sono i temi principali, dal tetto del gas a tutte quelle che sono delle vicende che riguardano l'Europa, e non ultimo quello dell'immigrazione, che ovviamente vede in qualche modo la volontà di trovare un accordo comune. Oggi stesso credo ci sarà proprio un incontro da parte del ministro Piantedosi con i responsabili, insomma, di alcuni paesi, Cipro, Malta, Spagna, per trovare anche una e scrivere una pagina comune. Non possiamo negare che quello che sta avvenendo è sicuramente preoccupante, non dobbiamo negare che in questo momento anche l'Europa ha necessità di dialogare con l'Italia, considerato, insomma, che il, diciamo, quell'asse franco-tedesca in questo momento è anche abbastanza impantanata. Incrinato, aggiungiamo, sì, che gli sbarchi, esattamente, aggiungiamo che gli sbarchi sono quotidiani con numeri esorbitanti. Io vengo dalla Calabria, dove ieri ci sono stati altri 500 migranti, parliamo di hotspot che in qualche modo potrebbero, insomma, tenere 641 persone, oggi ne hanno 1.500, se vogliamo guardare a Lampedusa, strutture da 350 che oggi ne hanno 1.600 dentro, con problemi ovviamente sanitari, se questa è l'integrazione, ma poi chiedere anche rispetto a ciò che è previsto dalle normative europee, e questo l'ha voluto sottolineare Giorgia Meloni, che ogni paese se ne faccia carico, a partire